qui a Firenze c'è Dino Meneghin per il Panathlon Firenze, si parla di riforma di basket, l'ultimo consiglio federale ha sancito la creazione di un nuovo campionato a partire dalla stagione 2011-2012, nel mezzo fra Lega 2 e Serie A dilettanti. Presidente, meglio che la sua voce non c'è per poter parlare un po' di questo campionato, ce lo spieghi un attimo lei che cosa, qual è il vero significato di questa nuova creazione di questo campionato? Beh, siccome c'è sempre il problema di dove e come far giocare i giovani, le società di Serie A professionistiche si lamentano che non ci sono giocatori italiani adatti a un gioco da professionisti, quindi bisogna trovare lo spazio per farli giocare e costruirli. Secondo noi lo spazio ideale sarebbe è sotto la Lega 2, è un nuovo campionato a 16 squadre dove su una squadra di 10 giocatori 6 sono under 22. E c'è tutto un sistema poi per far parte di questo campionato dove alcuni criteri che comunque verranno studiati da qui al prossimo Consiglio federale che è il 5 di giugno, però i parametri fondamentali sono: devi avere il settore giovanile, devi avere versare una fida iussione, quindi avere la forza economica di sostenere questo campionato, il far parte di una, avere una società in una città di grande importanza come può essere Trieste, Torino, Bari o Palermo, per dire, è sicuramente fondamentale per costruire un ranking di partecipazione. Però questo è il discorso di base, soprattutto quello fondamentale, è di trovare lo spazio per far giocare i nostri ragazzi. Generalmente tutte le squadre hanno dei giovani, poi stanno miseramente in panchina a agitare l'asciugamano per le azioni degli altri. E quindi io voglio trovare lo spazio per costruire nuovi giocatori che servono prima di tutto ai club e poi di conseguenza anche forse per la nazionale. Ci saranno degli appuntamenti anche con, mi ha detto, di con Drocchi, con alcuni esponenti della Lega Pallanuoto, con Cassia ha già parlato, perché ci sono state un po' di polemiche su questa creazione di questo campionato che offusca magari un po' i campionati di Serie A e B dilettanti. Cosa si sente di dire per cercare di gettare, diciamo, un po' di luce su questa situazione? Ma guarda, questa è una decisione presa sabato, quindi è logico che crei un po' di sconcerto come tutte le cose nuove. Questo, a guardarlo bene, è sicuramente un progetto che deve andare avanti nel tempo e i risultati si vedranno fra qualche anno. Ci incontreremo con Drocchi domani, martedì, oggi e lunedì sera, ci incontreremo con lui domani pomeriggio per capire quello che si può fare anche con loro per costruire qualcosa di, per fare qualcosa di costruttivo per la nostra pallacanestro. Così come stava andando avanti, non si creava niente, giocatori sempre di meno nei campionati professionistici, giocatori giovani sempre seduti miseramente in panchina, società che non fanno i vivai, che non hanno settore giovanili, società che sono in grandi difficoltà economiche, giocatori che sono troppo esosi, pretendono troppi soldi e pretendono di vivere sempre e comunque di pallacanestro fino a 36-38 anni, quindi oggi si danno tutti quanti una regolata, altrimenti fra 10 anni la pallacanestro in Italia scompare. Questo non dico che sia la panacea di tutti i mali, però è un modo secondo me per costruire una realtà nuova, una realtà che possa costruire giocatori forti, tenendo ben presente quanti soldi si ha in tasca e soprattutto dove si gioca, se si ha il palazzetto, se si ha i soldi per andare avanti. Andare avanti così, tutti quanti vogliono andare avanti così, fra 10 anni andremo a vedere la pallavolo.